Sono Alessandra Pagliuca, artista e docente di disegno e pittura. Da anni, infatti, mi dedico alla formazione nell'ambito del disegno iperrealistico e figurativo. Ho voluto strutturare i miei corsi online esattamente come i corsi che tengo in presenza, quindi partendo dal principio e arrivando fino alla fine e dividendo il corso e la struttura del corso in livelli in base all'esperienza dei miei studenti. Le lezioni sono registrate in alta definizione e quindi sono fruibili in ogni momento quando si vuole. Non è quindi necessario connettersi in determinati orari o determinati giorni, ma si può seguire il corso secondo i propri tempi e senza alcuna scadenza. Poiché sono suddivisi in livelli, i miei corsi online sono adatti a tutti i livelli di esperienza, quindi sono adatti a principianti assoluti che non hanno mai preso una matita o un pastello in mano, ma sono anche adatti a persone che già disegnano e che hanno un livello intermedio o persino un livello avanzato e vogliono imparare o migliorare la tecnica e capire qualche trucchetto in più. I corsi online attualmente disponibili sulla piattaforma sono due. Uno è dedicato al disegno iperrealistico a matita, con particolare attenzione al ritratto. In questo corso si parte dalle basi del disegno iperrealistico a matita, spiegando appunto strumenti, materiali, come realizzare la traccia, e viene realizzato un disegno iperrealistico di un soggetto semplice, che in questo caso sono una coppia di dadi. Si procede poi con i livelli 2 e 3 dedicati alle parti anatomiche. Nel livello 2 affrontiamo le parti anatomiche del volto, quali occhi, naso e bocca. Mentre nel livello 3 affrontiamo parti anatomiche di un volto umano, quali pelle, rughe, capelli e barba. Nel livello 4, ultimo livello del corso online di disegno a matita, si realizza invece un ritratto completo di una giovane donna. Il secondo corso online disponibile sulla mia piattaforma invece è dedicato al pastello morbido. In particolare utilizziamo i pastelli della Stabilo Carbotello. Anche questo corso è suddiviso in 4 livelli, partendo dal primo livello, che è dedicato alle basi del disegno a pastello, dove spiego i materiali, come si utilizzano, dove faccio fare un esercizio pratico per prendere confidenza con i pastelli. E infine, nel primo livello, si lavora su un disegno iperrealistico di un soggetto semplice, che in questo caso sono una coppia di ciliegie. Si prosegue poi nei livelli 2 e 3 del corso online di disegno a pastello, affrontando diverse tematiche, quali nel livello 2 i colori, la texture e il piumaggio, lavorando su un bouquet di fiori e sul disegno di un martin pescatore. Nel livello 3, invece, affrontiamo il tema del pelo animale, in particolare lavoreremo su un soggetto canino e su un gatto. In questo livello impareremo anche a disegnare a pastello su sfondo scuro, quindi utilizzando una carta color antracite. Nel quarto e ultimo livello del corso online di disegno a pastello, invece, affrontiamo il tema del ritratto e verrà realizzato il ritratto completo di una giovane donna. Infine, sempre sulla piattaforma e sul mio sito, c'è una sezione dedicata ai contenuti extra. I contenuti extra sono una sorta di workshop online con lezioni tematiche dedicate ad argomenti diversi. Sono per lo più dedicate a persone che hanno già un livello di esperienza intermedio o avanzato e servono proprio per approfondire alcune tematiche, come per esempio il ritratto a carboncino oppure il disegno delle mani. La frequentazione ai miei corsi è molto libera, quindi puoi scegliere se iscriverti al corso completo, oppure se acquistare livelli singoli o persino lezioni singole. Entrando a far parte della mia classe potrai richiedermi eventuali consigli e correzioni di tutti i lavori e gli esercizi svolti nel corso. Se hai qualche dubbio su quale livello sia il più idoneo alle tue esigenze, puoi tranquillamente contattarmi per richiedermi un consiglio. Se stai cercando un corso online approfondito ed esaustivo per imparare oppure migliorare la tecnica nel disegno iperrealistico a matita o a pastello, sei nel posto giusto. Spero di vederti nella mia classe e di averti tra i miei studenti.